Buongiorno a tutti. L'epilessia è una condizione che predispone all'insorgenza e alla ricorrenza di crisi epilettiche. Tuttavia, ad oggi abbiamo a disposizione più di 20 farmaci antiepilettici di vecchia e nuova generazione in grado di contrastarla. La terapia dell'epilessia è una terapia che non mira a eliminare la patologia di per sé, ma permette un controllo, della ricorrenza delle crisi. E per tale motivo, nella maggioranza dei casi, ma non sempre, è una terapia che va condotta per tutta la vita. La scelta del farmaco antiepilettico va in qualche modo ritagliata sul singolo paziente e dipende da una serie di caratteristiche proprie della persona, quindi dall'età, dal sesso, da un eventuale stato di gravidanza, ma anche dal tipo di epilessia, quindi se si tratta di un'epilessia cosiddetta focale, che prende origine da una singola area del cervello, o generalizzata, che invece origina da entrambi gli emisferi. E non ultimo dipende anche da eventuali altre patologie di cui soffre la persona e quindi dall'assunzione di altri farmaci. È bene sapere che circa il 70% delle persone con epilessia risponderà bene alla terapia e avrà un buon controllo delle crisi. Tuttavia, nel 30% dei casi ciò non si verifica. Parliamo in questo caso di epilessia farmacoresistente, quando cioè vi è stato il fallimento di almeno due farmaci antiepilettici che sono stati scelti in maniera congrua per quel tipo di epilessia e quando si è raggiunto un dosaggio adeguato. I farmaci antiepilettici, come tutti i farmaci, possono dare effetti collaterali. In genere quelli più lamentati dai pazienti sono stanchezza, sensazione di vertigini, ma anche disturbi dell'umore, disturbi psichiatrici o reazioni allergiche più o meno severe. Ebbene, in questo caso, sempre segnalare al proprio medico l'insorgenza di eventuali effetti collaterali, di modo che la terapia possa essere rimodulata nel miglior modo possibile. I farmaci dell'epilessia, inoltre, possono interferire con altri farmaci che la persona sta assumendo. Ad esempio, nelle donne giovani che assumono la pillola anticoncezionale, vi sono alcuni farmaci antiepilettici che possono ridurne l'efficacia. E quindi è bene in questo caso sapere che l'efficacia anticoncezionale della pillola può essere ridotta con il rischio di una gravidanza indesiderata. E per concludere, è bene inoltre segnalare al proprio medico l'eventuale volontà di intraprendere uno stato di gravidanza, perché vi sono alcuni farmaci che sono più o meno sicuri durante la gravidanza, altri invece come l'acido valproico che sono più teratogeni, cioè hanno un maggior rischio di indurre malformazioni nel feto e che quindi vanno eventualmente sostituiti. Inoltre, la donna che vuole intraprendere uno stato di gravidanza deve assumere in maniera abbastanza precoce l'acido folico, che è una vitamina che serve a proteggere dal rischio di malformazioni fetali, rischio che è più alto proprio nel primo trimestre di gravidanza. Grazie per l'attenzione.